Ok, online. Buongiorno ragazzi. Io dico sempre buongiorno perché sono positivo. Spero che sia davvero un buongiorno per tutti. Ciao Ivan, ciao Cristina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, Ok, buongiorno. allora in ritardo come sempre per colpa mia perché stavo litigando con le maschere del programma, quindi ho dovuto prenderci qualche minuto in più. Loro erano super puntuali, ragazzi. Allora, oggi puntatona, diciamo così, tips and trick Olaplex, cioè come utilizzarlo al meglio, come tirare fuori il massimo delle performance, sia per quanto riguarda il parrucchiere in salone, ma inevitabilmente daremo anche dei consigli per chi è a casa, ovvero per quando il parrucchiere consiglia una cosa piuttosto che un'altra, come utilizzarlo al meglio, giusto? Esatto, assolutamente sì. Ecco. Prima di Esattamente. iniziare colgo l'occasione per ringraziare Andrea Guizzardi, ADSRL, importatore unico in Italia dei prodotti Olaplex, che ha messo a disposizione i due tecnici più sul pezzo dell'azienda per quanto riguarda questi due prodotti. Grazie Andrea, ragazzi, e grazie Ivan, e grazie ancora Cristina, prima ancora di partire. Grazie a voi. Ci mancherebbe. Va bene, dai, allora da dove si parte, ragazzi? Allora, iniziamo col dire che scommetto che siamo tutti a casa, giusto? Io però te ti vedo fuori, però dai, sei sul balcone. Sono in balcone, voglio illudermi un po', quindi ho deciso di mettermi un po' in balcone per regalare anche un po' a tutti voi una visuale un po' diversa, dai. Ok, wow, dai, meno, almeno Sempre da invidia. noi siamo in cantina. Va bene. Sì, allora, diciamo che da questa situazione un po' difficile, che stiamo vivendo, cerchiamo di trovare la positività, no? Quindi una gran cosa questo appuntamento di questa mattina, anche perché parleremo ai colleghi, ma soprattutto alla cliente finale. Quindi un ottimo spunto anche per la cliente finale di poter apprendere le potenzialità di Olaplex, soprattutto per quanto riguarda la linea retail, insomma. Fantastico. Cominciamo subito a bomba. Io direi che per farla semplice andiamo in ordine perché sono sette, no? Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi magari li mischiamo tra di loro, li mischiate tra di loro per trovare fuori, diciamo, ogni situazione particolare. Intanto non riesco a stare dietro ai messaggi, ragazzi, scrivete piano perché qua Graziano, Giacomo, Nuncia, Sonia, Alessandro, Salvuccio, Daniela, Veronica, Silvia, Monica, Giovanna, Gianluca, Daniele, Gianluca, Grimaldi, Rossella, Salvuccio, eccetera. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie. Va bene, dai. Allora, cosa fate? Ve li dividete oppure parlate insieme? Io lo apro con voi questa mattina. Oh, cavolo, dovevamo fare l'unpackaging. Ok, quindi partiamo con il Salon Kit 1 e 2, ragazzi, no? Ok. Assolutamente sì. Di che si tratta? Allora, praticamente ci tenevo ad aprirlo con voi, proprio per far capire la differenza tra ciò che è il salon kit per uso professionale e tutto ciò che è per uso domestico. Spesso io e Cristina sentiamo clienti finali che ci dicono: il mio parrucchiere mi ha consigliato di comprare l'uno e il due anche online, purtroppo. E noi siamo qui proprio questa mattina per spiegare la differenza sostanziale tra il salon kit e la linea di retail. Lo apriamo insieme. Okay, intanto vedo che c'è gente che si vuole offrire come cavia, eh? Quindi sono disposti a uscire. Bello. Attenzione che però vi arrestano, ragazzi, se uscite di casa. Quindi. Allora, ci siamo. Ok, intanto ti metto, scusami Cristina, metto a Vai, pieno tranquillo. schermo, perché è troppo grande e non mi ci sta. Non mi ci sta. Ok. Numero Ok. uno. E i due, numero due. E i due numero due. Ok, perfetto. Come dicevo prima, questo è il kit per uso professionale. Perché per uso professionale? Perché ha dei dosaggi particolari, ha dei dosaggi standard, dei dosaggi che richiedono un'attenzione particolare.
tutto ciò che ricostruisce i capelli, tutto ciò che interviene all'interno dei capelli va dosato con parsimonia, no? Appunto con le giuste dosi. Per questo nasce solo ed esclusivamente per uso professionale. Perché cosa può succedere? Se la cliente finale acquista online o magari altrove magari sbaglia col dosaggio del numero 1, fa più un danno che un beneficio, insomma. Ok, poi spieghiamo un attimino la differenza sostanziale tra il numero 1 e il numero 2. Ho sentito spesso, magari anche per diciamo così, per una confusione iniziale, diverse ipotesi di differenza tra il numero 1 e il numero 2. Ok, sveliamo questa cosa. Non c'è differenza tra il numero 1 e il numero 2. Pongono la situazione, hanno la stessa molecola, ovviamente in percentuali differenti, però che succede? Che il numero 1 noi lo utilizziamo all'interno dei servizi tecnici, ovvero schiariture, colorazioni permanenti, stirature, trattamenti chimici, tutto ciò che riguarda proprio l'aspetto tecnico e chimico da fare in salone. Che cosa succede? Quindi, se faccio un trattamento chimico, non posso avere la possibilità di trattare i capelli con la molecola di Olaplex, certo, quindi c'è il numero 2. Ok? Quindi che cosa succede? Che con il numero 2 noi possiamo trattare i capelli allo stesso modo, anche con una semplice piega, un trattamento molto più smart, molto più fast. Ovviamente i due insieme si completano. Ovviamente poi ci sono tantissimi utilizzi del numero 2, anche questo è giustificato dal fatto che nel Salon Kit abbiamo una bottiglia di numero 1 e due di numero 2. Ok? Ovviamente un sacco di persone ci dicevano: perché ne devo avere due di numero 2? Non ne posso avere magari una in più di numero 1? Purtroppo c'è, purtroppo. C'è lì anche la spiegazione logica. Col numero 2 si fanno cose infinite. Sono un sacco di trick, un sacco di trattamenti, un sacco di servizi, si può fare un sacco di business, quindi è giustificato il doppio. Ok, intanto qualcuno dice che non si sente bene, però ragazzi io sento bene. Tu Cristina senti bene? Sì, Quindi, sento. perché forse Silvia dice non si sente bene, si sente il respiro e non devi respirare. Anche te, ragazzi. Allora, subito domande. Utilizzato come trattamento 1 e 2, vanno miscelati? No, allora va miscelato il numero 1 con acqua calda, ok? Con acqua tiepida, ovviamente ci sono i dosaggi 15 ml con 90 ml di acqua. Subito dopo il numero 2 va applicato sopra. Quindi sono due fasi separate, c'è il numero 1 con acqua e il numero 2 che va applicato direttamente sopra senza risciacquo. Ok, altre domande? Allora, quello che ti volevo chiedere io questa, tu li utilizzi sempre all'interno dei prodotti o li metti dopo anche, o li metti insieme a seconda dei trattamenti? Io li metto prima, durante e dopo, ovvero il numero 1, ovviamente in qualsiasi situazione di lavoro tecnico, schiariture, colorazioni. Ovviamente ho protetto, dato la mia protezione al servizio, al capello. Dopo dovrei tonalizzare, devo colorare. Ovviamente il numero 1 lo metto anche all'interno del colore, all'interno del tonalizzante. O quantomeno posso decidere di utilizzare il numero 2 per pastellizzare quella nuance creata per colorare i capelli precedentemente decolorati. Ok, e invece tu Cristina sei completamente Sono d'accordo? d'accordo completamente e sottolineo anche il fatto che non necessariamente bisogna colorare i capelli per fare Olaplex. Tante volte Olaplex viene abbinato solo al discorso di colorazione o decolorazione. Vorrei sfatare un mito, non è così. Possiamo utilizzare Olaplex anche su un capello naturale, su un capello che è stato al mare, è stressato, va in piscina, un capello sensibilizzato, ok? O come prevenzione, però non necessariamente. Bisogna legare Olaplex a un trattamento colorante o decolorante. E soprattutto aggiungerei una cosa: non bisogna associare Olaplex solo ed esclusivamente all'immagine del biondo. Esatto.
Questo è interessante. Non serve solo a raggiungere livelli pazzeschi e fare dei biondi glaciali. Ora perché serve a fare qualsiasi cosa, serve a colorare anche a realizzare anche un cioccolato vibrante, anche un rosso, qualsiasi cosa. E come diceva Cristina, anche se non devi colorare, puoi utilizzarlo per rimettere a posto i capelli, insomma. Ecco, Flavia Battocchio, per un trattamento di ricostruzione per le lunghezze, punto di domanda. Appunto, il come... Vai. Il trattamento che diceva prima Ivan, quindi il trattamento con numero uno, con acqua calda, applicato, lasciato in posa 5 minuti, 10 minuti, e sopra, senza risciacquo, andare con il numero 2. Quello è un ottimo trattamento ristrutturante che ti cambia drasticamente il capello. Ok, Annalisa Vicentini, quindi è una ricostruzione? Nel senso che ricostruisce e moltiplica i punti di sulfuri. Quindi è una ricostruzione, chiamiamola ricostruzione, ma una ricostruzione profonda, va a moltiplicare i punti di sulfuri. Quindi cambia drasticamente la struttura all'interno del capello. Non è una maschera, un trattamento sotto punti di calore, mettiamola così. È un qualcosa di più profondo, ok? Rossella Quarta dice, quindi si può utilizzare Olaplex per lucidare i capelli naturali? È una conseguenza, nel senso che un capello sano è un capello indiscutibilmente più lucido, quindi di conseguenza sì, non è un trattamento che lucida, ma come conseguenza va a dare un aspetto più lucido del capello, quindi la risposta direi che è sì. Assolutamente sì. Ok, Paolo Previtali, sulle istruzioni per il trattamento spa, quindi prettamente riservato ai parrucchieri, c'è scritto di miscelare con 90 ml di acqua, ma se uno ha i capelli corti, i dosaggi quali sono? Ottima domanda Paolo, bravissimo. Allora, Olaplex ha delle leggi, ok, ha delle regole di base che vanno seguite, però noi siamo artisti, siamo parrucchieri, quindi alcune regole, ovviamente non voglio dire di metterle in discussione, però farle nostre. Insomma, cioè se ho un capello corto, 15 ml possono essere davvero tanti, a seconda della densità, ma soprattutto della lunghezza dei capelli, vario il dosaggio, insomma. Ok, poi Ornella Gargano. Per anni si diceva che bisognava distanziare in giorni diversi una colorazione dalla permanente stiraggio. Con Olaplex si possono fare nello stesso giorno? Colorazione dalla permanente. Cioè penso che lei dica se il trattamento Olaplex, se fai un trattamento spa e poi subito dopo puoi fare una colorazione o viceversa. Sì, assolutamente, anzi tante volte se il capello è molto danneggiato io prima faccio un trattamento spa e poi procedo con il colore. Permanenti ne facciamo poche, però sì, assolutamente, preparo il capello con Olaplex e poi procedo con la permanente. Con la stiratura il consiglio è se viene fatto prima, sì. Quindi se Olaplex viene fatto come preparazione del capello, la risposta è sì. Con la stiratura, se pensiamo faccio una cheratina e poi faccio il trattamento Olaplex, allora il consiglio è di aspettare, perché la cheratina comunque ricompatta tutte le squame, chiude e si rischia di non avere l'efficacia di Olaplex. Ok, non so se mi sono spiegata. Sì, no, per me è chiaro. Ecco, il fatto che la cheratina ti chiude, quindi... Olaplex è sprecato, tra virgolette, bisognerebbe aspettare un pochettino di più. Volevo aggiungere una cosa magari alla domanda, perché forse ho capito che Ornella, se non sbaglio... Sì, era Ornella, adesso qua sono in troppi, che li perdo. Voleva intendere, magari con Olaplex posso fare nello stesso giorno un lavoro di colorazione, stiratura o permanente. Allora, il consiglio che io e Cristina sentiamo di dare è che Olaplex è un grandissimo alleato. Però alla base vige sempre la chimica, la colorimetria, le nozioni di base. Quindi se noi sappiamo di avere a che fare con un capello che difficilmente riesce a sopportare uno stress ovviamente tale dovuto a, nello stesso giorno, a fare colorazione, stiratura o permanente, freniamoci un attimino, magari dividiamolo in step, nel senso oggi preferisco metterti a posto i capelli, la settimana successiva ti faccio un altro servizio tecnico e così lo programmiamo. Tenendo presente, scusami,
Vai, no, vai. C'è un po' di ritardo, non sapevo se avevi finito. Adesso lo dici. Tenendo presente che comunque con la permanente Olaplex viene fatto insieme. Ok, quindi c'è tutto un discorso di insieme con Olaplex e permanente. Olaplex all'interno del colore, è mai capitato che lo viri? Quindi penso che si riferisca all'uno, no? Assolutamente no, anzi. No. Ok. No. Addirittura anche nei diretti è pazzesco, cioè se hai bisogno e necessità di enfatizzare qualsiasi tipo di colore, il numero uno è una bomba, è pazzesco. Allora, aspetta che avevo... Allora, cosa intendi con servizio fax per il numero 2? E questo lo dice Vanessa, e poi ti aggiungo Giuseppe che dice, ma il numero 2 come possiamo utilizzarlo per amplificare il business morente in questo momento? Beh, morente, in questo momento è fermo. Non è morente, dai, in questo momento. Sì, allora, col numero 2 si fanno un sacco di situazioni. Allora, c'è l'Olaplex Express, ovviamente io in salone non eseguo più una piega normale, la cliente mi richiede sempre la Olaplex Express, ovviamente inizio col numero 2 in posa, a capello sporco, lo inumidisco un po', numero 2 in posa, una mezz'oretta, dopodiché eseguo la mia routine con 4, 5, 6 e anche il 7 finale. Oltre questo c'è il... potete chiamarlo come volete, potete dargli un nome simpatico, tipo io in salone lo chiamo Olaplex Cut, no? E utilizzo il numero 2 come fluido per il taglio, come pretaglio. Quindi la mia cliente entra in salone, inumidisco un po' i capelli per facilitare l'applicazione, la stesura del numero 2, applico il numero 2, mi faccio il mio taglio e vi posso garantire, vi posso assicurare che il numero 2 è fenomenale perché dà la giusta trazione, non gocciola, quindi facilita molto il passaggio del pettine e quindi di conseguenza il taglio. Per tutto il tempo del mio taglio agisce il numero 2, vado al lavatesta e continuo la mia routine. Quindi ho creato un business con il taglio, quanto possiamo aumentarlo, del 10%, è comunque business questo. Possiamo utilizzarlo come trattamento sulle lunghezze quando applichiamo un colore in base. Spesso nell'80-90% dei casi noi applichiamo il nostro colore in base, il momento di posa è morto, 25-30 minuti di posa del colore è un tempo morto, possiamo sfruttare quel tempo per applicare il numero 2 sulle lunghezze che restano fuori. E quindi possiamo creare un altro trattamento colore e creare un'altra forma di business. Cristina, vuoi aggiungere qualcosa? No, hai già detto tutto. Ok, perfetto. Daniele Tavella, mi sono perso perché ti sei collegato dopo. Quanto tempo deve stare in posa il trattamento di ricostruzione? Se c'è un tempo, aggiungo io, di posa ben definito, e se è consigliata una fonte di calore? Allora, il tempo di posa nel trattamento spa, allora il numero uno insieme all'acqua, il consiglio è almeno 5-10 minuti. Una volta passato questo tempo si applica il numero 2 sopra senza risciacquare e anche lì il consiglio è 20-30 minuti di posa. La fonte di calore non è necessaria perché non va a interferire con il trattamento, quindi non è che migliora la performance, velocizza la performance, non ha potere sul trattamento. Il consiglio però che ci sentiamo di dare è quello di valutate voi, nel senso che questo è sono i tempi di posa da manuale, però nessuno ci vieta di prolungarli. A noi per esempio è capitato diverse volte in casi disperati di aumentare i tempi di posa, sia del numero 1 che del numero 2. Certo. Ok, Gennaro Catroppo, ciao, lo shampoo va fatto dopo il trattamento? Assolutamente, yes. Sì. Ok. Shampoo e conditioner, quindi 4 e 5. Questa da Cati. Per quanto riguarda la fonte di calore, come diceva Cristina, anche lì poi subentra il fatto di creare un attimino un servizio in più. Cioè... Pronto? Ti ho perso? Non ti sento. Ok, sì, no, sei ritornato, vai. Ci sono? Sì, sì. Mi avevi perso tutto ciò che ho detto? No, all'inizio. Vai. Ah, ok, perfetto.
Riformula. Della fonte di calore, ci siamo persi lì. La ripeto. No, ho detto per quanto riguarda la fonte di calore, diceva bene Cristina, non serve, però ovviamente sta a noi, può essere comunque un trattamento di un comfort differente, quindi possiamo regalare questo momento di piacere al cliente e far vivere il trattamento in modo differente, però alla fine sostanzialmente non cambia l'efficacia di Olaplex. Ok, la Cati Giorgi, ho preso lo shampoo, il balsamo e l'Air Perfector, quindi tutta la linea Olaplex. Dopo due trattamenti la mia permanente è più morbida e definita. Io aggiungo che molti hanno chiesto in privato, noi nei giorni scorsi, anche nei mesi scorsi, quanto tempo devo andare avanti con il trattamento? C'è un 4 volte, 5 volte, una volta? C'è una ricetta? Almeno X volte? O semplicemente a seconda del risultato? Ti ho perso un secondo, scusatemi. Quante volte devo andare avanti? Con il trattamento. Cioè, voglio avere i capelli più belli, perché c'è tutta una serie di problematiche. Mi fermo quando raggiungo il risultato oppure minimo devo farlo 4 volte quando inizio, minimo 3 volte? C'è un numero di volte che è necessario? In modo da poter spiegare alla cliente che viene in salone il percorso che deve fare. A mio avviso è soggettivo, nel senso che dipende dal capello di partenza, da come è messo il capello di partenza. E quindi in fase di consulenza si pianifica un percorso, a me piace chiamarlo così, dove magari inizialmente ci sono degli incontri ravvicinati, quindi che ne so, una volta a settimana, per un mese, 2 mesi, in base all'esigenza, e poi io non amo abbandonare la cliente e quindi consiglio sempre un discorso di mantenimento, quindi magari si diminuiscono la frequenza, ma... E si mantiene la costanza, ok, nel tempo, quindi magari una volta ogni 2 settimane per poi arrivare una volta al mese, ma io consiglio sempre di mantenere una continuità, ok? Ok, domanda, questa mi piace, di Autilia Farina. Secondo voi che differenza c'è tra Plex e Olaplex? Questa è una domanda che voi, vabbè, giocate in casa. Che differenza c'è? Perché non lo chiamano Olaplex? Perché li chiamano Plex? È la stessa cosa? La differenza sostanziale è che Olaplex è l'originale. È colui che è arrivato prima. Ok, quindi ha una formula brevettata e gli altri hanno dovuto adeguarsi. La differenza è questa. Ricostruisce i primi due strati, quindi cuticola e corteccia. In realtà lavora sui ponti di solfuri, sui legami di solfuri, quindi siamo all'interno, sì. Però non è che ricostruisce corteccia e cuticola, va proprio sui ponti di solfuri. Se si potesse vedere il capello al microscopio, siamo su un livello diverso. Siamo a quel livello lì, ma su una parte del capello differente. Ecco. Ok, utilizzando Olaplex che migliora il capello, si riesce a decolorare un capello scuro che è già un po' danneggiato? Allora, su questo aspetto io sono molto molto legato. Ovvero, ritorniamo al discorso di prima, dove alla base c'è la chimica. Quindi Olaplex è un alleato, un grandissimo alleato, però io se dovessi trovarmi in una situazione di un capello scuro, danneggiato, da decolorare, ovviamente i punti interrogativi sarebbero tantissimi, quindi opterei più per un trattamento di ricostruzione, quindi creerei un percorso differente o quantomeno lo farei in più step, se il capello me lo permette, altrimenti... Ragazzi, oggi è importantissimo dire no a una cliente. Dire no, attenzione, quando magari sappiamo di trovarci una situazione difficile. Olaplex non è acqua santa, quindi bisogna fare la giusta valutazione, la giusta diagnosi e stipulare una sorta di creare proprio un percorso con la cliente per portarla all'effetto desiderato. Sempre rispettando il capello, rispettando le regole della chimica e tutto ciò che ne comporta. Ok, Maria Ambro. Posso aggiungere vai. Una cosa? Volevo solo aggiungere che condivido in tutto e ci tengo a sottolineare il fatto che Olaplex ci dà una grande mano, ma non dobbiamo cancellare tutto quello che è la nostra conoscenza. Ok, okay. Quella è la base. Maria Ambrogio, il numero 1. Con l'acqua, no? Lo metto sui capelli inumiditi oppure faccio uno shampoo prima o aggiungo direttamente sui capelli asciutti? Allora, l'ideale sarebbe da capello asciutto.
è chiaro che anche lì è a nostra discrezione, nel senso che se ho un capello riccio, lungo fino a metà schiena, grosso, dove magari è stato anche applicato un prodotto che ha irrigidito un po' ed è una settimana che non li lava, allora magari uno shampoo lo faccio, ok, per portare via i residui di prodotto. Dobbiamo decidere noi. Se decido di fare uno shampoo, non è necessario asciugarlo, ok? Domanda un po' cattiva, dai, perché domande cattive non ce ne sono, quindi alla rovescia. Quali sono i limiti di Olaplex? In questo caso stiamo parlando di 1 e 2, ragazzi. Allora, bella domanda. Allora, limiti, magari prima, le vecchie Olaplex ha subito delle diverse formulazioni, dei cambiamenti come tutti i prodotti, no? Cioè, come c'è, visto che c'è una costante ricerca dietro, quindi si evolve di volta in volta. Magari i limiti di prima potevano essere come si dice, il fatto che rallentasse la fase di schiaritura, o quantomeno il dovere di alzarci con gli ossigeni, nel senso volevamo lavorare a 20, dovevamo alzarci a 30. Questi erano i limiti vecchi, insomma, obsoleti. Adesso non è più così. Olaplex è cambiato. Olaplex ci dà la possibilità di divertirci a lavorare, a decolorare. Io personalmente, come Cristina, lavoriamo a volumi bassissimi, 5, 10, ed è una cosa bellissima, senza dover aumentare i volumi, ci dà la possibilità, non rallenta niente, quindi ovviamente i limiti potevano essere questi. Adesso non esistono più queste problematiche. Ovviamente i limiti di Olaplex sono sempre limiti i limiti del capello. Se il capello, esatto. Il capello è restio, quantomeno se il capello ha... presenta ovviamente una situazione un po' difficile, io ci andrei con i piedi di piombo. Secondo me non è tanto quali sono i limiti di Olaplex, ma quali sono i limiti del capello. Olaplex, abbiamo detto, ci dà una grande mano, ma non è l'acqua santa. Cioè è un po' come avere uno scudo potentissimo, ma se noi dobbiamo andare in battaglia non possiamo andare solo con lo scudo. Cioè ci va anche la spada, okay? Quindi le conoscenze e il nostro buon senso, la nostra capacità di diagnosi, di decidere è la base. Ok, un'altra cosa importantissima che vorrei aggiungere è che Olaplex non aiuta a realizzare i platino, non è un controcolore, non è un... spesso mi viene detto, cioè con Olaplex posso realizzare il biondo platino perché mi aiuta a raggiungere quel livello di schiaritura, quel fondo di schiaritura adeguato, eliminando il giallo, no. Cioè non è assolutamente così. Olaplex aiuta in fase di schiaritura, proteggendo e moltiplicando i ponti di solfuro. Pippo chiede se il numero 1 diminuisce il potere di schiaritura della decorazione eventuale. No. Okay, no, e come diceva prima Ivan, non serve neanche aumentare il volume dell'ossigeno, okay. Non serve. Benny chiede, quello che avevamo chiesto prima, se la cliente ha i capelli bruciati, quante volte deve fare questo trattamento, fino a quando? Beh, io consiglio partire subito con una volta a settimana. Una volta a settimana il mantenimento a casa e vado avanti così per un mese, due. È chiaro che se il capello è veramente bruciato, e mi è successo di vederne, bisogna capire poi che cosa si intende, però se è veramente danneggiato, poi servono anche magari le forbici pian piano andando avanti. Allora, consigliate di fare uno... dove il capello è completamente bruciato, non c'è Olaplex che tenga, ok? Olaplex ci salva il salvabile. Ma dove non c'è più niente da salvare non può fare nulla, ok? Quindi un buon paio di forbici in quel caso. In alcuni casi sì, ma ripeto, perché mi è capitato di vedere cose, cioè capelli veramente danneggiati dove lì per forza di cose non, cioè ci voleva veramente l'acqua santa. Ecco, consigliate di fare uno shampoo alcalino prima della ricostruzione molecolare, questo lo chiede Jamie Perra. Io utilizzo il numero 4 tranquillamente, lo shampoo della linea di Olaplex.
Vabbè, calcolando che il trattamento lo facciamo prima, io vado direttamente su un capello, come diceva prima Cristina, asciutto. Ovviamente se ho dei residui, nel senso la cliente mi è andata in piscina, ho dei residui, magari lacca, qualcosina, faccio uno shampoo leggero, ma stesso col numero 4, però del capello non ha questi residui, vado direttamente con la ricostruzione. Qui forse una domanda, perché c'è un po' di confusione: a che livello schiarisce? Se è un castano scuro, non schiarisce perché non è una schiaritura, giusto? No, esatto. Non incide. Cioè, è un protettore. È una protezione. Esatto. Va immaginato proprio come uno scudo sul capello, cioè ci permette di schiarire il capello senza andare a rovinarlo e danneggiarlo. Questo certo. È. Allora, Graziano Scamarcio, questo bisogna leggerlo con calma. Allora, io lo uso da poco, ma dopo una schiaritura portata da un 9 a un 11 a 20 volumi, mi sono ritrovato tutte le punte spezzate. Perché? Dopo questa ho abbandonato il prodotto. Ho pensato anche che il prodotto numero 1 fosse magari scaduto. È possibile? Acquistato dal mio agente comune, dice. Va bene. Allora, io parlo un po' di aspetti chimici. Una altezza di tono 11 non so se esiste in realtà. detto questo, ragazzi, un capello quando schiarisce inevitabilmente subisce uno stress. Quindi il livello 11 significa portarlo veramente alla fase finale, cioè è al limite il capello. Soprattutto se magari hai lavorato in cartina, hai preso in considerazione anche le punte, magari una punta già chiara, inevitabilmente il capello ne ha risentito. Cioè, tu devi calcolare che Olaplex non fa altro che proteggere, quindi se hai subito il danno anche con Olaplex, vuol dire che il capello effettivamente veramente non voleva più essere decolorato o trattato. Ok, Katia Zoni dice: salve, non conosco questi prodotti, posso chiedere i vari passaggi di utilizzo? Adesso qua appunto ci arriviamo. Dall'1 al 7 mi sembra di aver capito, cioè ci sono 7 prodotti di fatto, si possono utilizzare in qualsiasi servizio? Grazie. Ok. Sì, vai prima. Allora, una bella domanda articolata, fare un discorso un po' lungo. Allora, prima bisogna fare una macro distinzione tra i prodotti da salone e i prodotti da retail, quindi prodotti che non sono pensati per la consumatrice finale, direi. Allora, in salone li possiamo usare tutti, dal numero 1 al numero 7. Il numero 1 e il numero 2, come diceva Ivan, sono quelli pensati per andare a lavorare con trattamenti chimici, chiamiamoli così, quindi colori, decolorante, ma non solo. Il numero 3 è un prodotto che può essere utilizzato in salone, ma è più un prodotto da rivendita, quindi un prodotto che è un pre-shampoo sostanzialmente, quindi un mantenimento a casa che viene dato alla cliente, viene applicato, lo spiego brevemente giusto per chiarire le idee e poi magari li approfondiamo pian piano, però giusto per avere un quadro generale della linea. Il numero 3 è appunto un pre-shampoo che viene applicato su capello asciutto, viene lasciato in posa almeno 15 minuti e poi va sciacquato e lavato con il numero 4, che è uno shampoo, e il numero 5, che è un conditioner, che sono prodotti sia per il salone che per la consumatrice finale a casa. Dopodiché abbiamo il numero 6, che è un anticrespo levigante, che ci permette... È un prodotto di styling, quindi lo applichiamo da capello asciutto, scusatemi, da capello bagnato, e poi procediamo con l'asciugatura, che può essere sia naturale, quindi con diffusore, o con la spazzola. E dopodiché abbiamo il numero 7, che è un olio che può essere utilizzato sia da capello asciutto che da capello bagnato. Quindi da capello bagnato può entrare in sinergia con il numero 6, sempre anticrespo, protettore termico, e a questo punto anche da asciutto come finish per dare il tocco finale, oppure proprio come protezione termica, quindi prima di una piastra o di un ferro. Questo a grandi linee. Ok, sì, le domande, sì, no. Bella, le domande sono tantissime, quindi ragazzi dovete anche scusarci per questione di tempo. Allora, Mary Jo, sì. Io sapevo che Olaplex 1, 2, 3 non funzionano su capello asciutto, me lo confermate?
Io direi, oserei dire di no, perché uno... No, nel senso che uno e due, no, il tre va applicato da capello asciutto, l'uno viene aggiunto come additivo a colore decolorante, quindi lo si applica sul capello asciutto, il numero due anche da capello asciutto, quindi funziona, la risposta direi che no. Funzionano. Ok, Giuseppe Ricci e Capricci, il numero 4 e il numero 5 li trovo un po' pesanti. Soluzione, potrei usare un'altra linea per il lavaggio? Ah sì, certo, cioè, se non ti soddisfa puoi tranquillamente utilizzare, l'importante è che la tua protezione la dai con Olaplex, poi sei libero di utilizzare shampoo e conditioner che preferisci. Cioè, però io mi sento di consigliarti di provare a metterne meno o magari a diluirlo con acqua, perché in effetti sono molto molto ricchi. Io quello che ci tengo a sottolineare è proprio di usarne pochissimo, perché rende tanto, quindi secondo me ci sta a cambiare, ma prima prova a regolare le dosi, applicarne meno e piuttosto diluirlo con acqua, che così te lo morbidisce un po', ma ne basta proprio pochissimo. E soprattutto la giusta distribuzione sulla testa. Lo shampoo è importantissimo, quindi cerchiamo di mescolarlo bene tra le mani e distribuirlo per bene su tutti i punti della testa ed emulsionare poi, che è molto molto importante. Ok, Francesco Sarri, dopo aver eseguito delle schiariture con Olaplex 1 all'interno del decolorante, è meglio applicare Olaplex 2 prima o dopo il tonalizzante? Bravo Francesco. Bella domanda. Io? Vai. Allora, salutarlo Francesco, un grande. Ok. Allora, dopo aver fatto delle schiariture con Olaplex numero 1, il consiglio è quello di fare un piccolo shampoo numero 4 per essere sicuri di aver portato via tutto il decolorante nella maniera più totale. Dopodiché si tonalizza, si sciacqua. Si fa un altro piccolo shampoo per essere sicuri di portare via tutto il tonalizzante e poi si applica il numero 2. Il numero 2 va applicato praticamente alla fine. Dopo il numero 2 ci deve essere solo lo shampoo. Ok, Roberta Acciaro, qual è la differenza tra il 3 e il 5? Ok, allora, il 3, come diceva prima Cristina, ha subito ovviamente anch'esso ha subito delle modifiche, in quanto c'era una bella confusione all'inizio. Chi lo percepiva, lo intendeva come un conditioner, ma il 3 non è altro che un pre-shampoo, un pre-trattamento, quindi va utilizzato prima della nostra routine va utilizzato prima della nostra routine normale, prima del 4 e 5, quindi adesso che abbiamo tantissimo tempo a disposizione mettiamo il numero 3 in testa, lo facciamo agire più tempo possibile, poi proseguiamo con il 4 e il 5. Quindi la differenza è che il 3 è un pre-trattamento, il 5 è un conditioner. Ok, Katia, da noi ritorna, la linea va dall'1 al 7, non è solo 1 e 2, qua l'abbiamo detto, mi permetto di rispondere. L'unica differenza è proprio che l'1 e il 2 si fermano ad un utilizzo a livello professionale. Okay. Dal 3 al 7 abbiamo la nostra routine, ha lavorato benissimo in questo modo, perché praticamente dal 3 al 7 abbiamo la possibilità di trattare i capelli per quanto riguarda lo shampoo, il conditioner, il leave-in. Abbiamo anche due tipi di leave-in, come diceva prima Cristina, il 6 e il 7. Perché? Perché il 6 magari può essere utilizzato su un capello un po' più grosso. Magari sul 7 paradossalmente, cioè su un capello più sottile paradossalmente utilizziamo il 7, che è un olio, attenzione, è un olio davvero leggero, quindi come dicevo prima paradossalmente lo possiamo utilizzare su un capello più sottile rispetto all'utilizzo del 6. Ok, Pippo chiede se il 3 è un alcalino. No, non è così, non ha questo potere alcalino, non rigonfia tantissimo il capello, quindi prepara solo leggermente il capello a ricevere meglio il prodotto. Intanto Daniela è entrata adesso, avete già spiegato l'1 e il 2, sì, però li stiamo anche sempre ritrattando. Ricordiamo ragazzi che
In ogni caso questa puntata sarà disponibile poi su, sia sul canale YouTube di Parrucchierando, che potete andare avanti e indietro, proprio, c'è proprio una playlist dedicata a Olaplex, e anche qua diventerà di fatto un vero e proprio post come un video, potete andare avanti e indietro per riguardarvela con calma e al limite poi anche chiedere direttamente a Cristina e a Ivan ulteriori consigli. Che... Certo. Abbiamo tempo. Abbiamo tempo, sì, per un po' abbiamo tempo. Allora, grazie, quindi una linea completa e finale, assolutamente super completa, direi. Io posso aggiungere, non so se abbiamo tempo, se siamo in ritardo, se abbiamo dei tempi, non ne ho idea, però se posso aggiungere una chicca che non abbiamo ancora trattato. Vai. Posso? Allora, un'altra idea che potreste dare alle vostre clienti, soprattutto quelle che, allora io penso che tutti di noi abbiamo delle clienti che a casa utilizzano delle maschere colorate, dei conditioner colorati, piuttosto che, perché magari hanno dei colori particolari, che possono essere dei colori rosa, azzurro, verde, ma non necessariamente, anche un rame, anche un rosso, in realtà sono colori che nel tempo tendono poi a scaricare un pochettino. E spesso noi parrucchieri tendiamo, quando c'è un capello che magari tiene poco il colore, o un colore che di per sé è cioè deve tenere poco perché è nella sua natura, consigliamo a casa queste maschere colorate, pigmentate. Adesso che le nostre clienti sono a casa e non avranno niente da fare come noi, possiamo consigliare di abbinare i due trattamenti, cioè se hanno tutta la linea di Olaplex, ok, e quindi hanno il numero 3 e hanno il numero 4 e il numero 5, possiamo anche pensare di consigliare a queste clienti di fare un trattamento sì per andare a nutrire, ristrutturare, sanare il capello, ma anche per andare a ripigmentare, quindi abbinare le due cose. Cioè, dopo aver fatto il numero 3, lo si lascia in posa, abbiamo detto, 15, mezz'ora, c'è chi lo tiene anche tutta la notte, procediamo con il numero 4, dopodiché, una volta sciacquato lo shampoo, prima di applicare il numero 5, prepariamo in una ciotolina un po' di numero 5 con un po' di maschera pigmentata. Ok, la misceliamo bene, la andiamo ad applicare sui nostri capelli e in questo modo abbiniamo i due servizi, quindi un trattamento che va a illuminare, ripigmentare il colore e intanto va anche a sanarmi il capello, lo lasciamo in posa e abbiamo un trattamento in più, una coccola in più. E io avevo preparato qua, non ho, la plexiglass. No! No! Cioè, ho chiuso, ho lasciato tutto in negozio, non ho colori, non ho niente, ma ho le tempere. Ho le tempere. E quindi per spiegare questo concetto, se vi piace l'idea e volete consigliarlo alle vostre clienti, potete consigliare, immaginando che questo sia il nostro numero 5, ok? E quindi il nostro conditioner Olaplex. Lo si mette in una ciotolina. Non so se lo vedete. Aspetta che ti metto okay. Full screen con okay, col tuo prodotto contraffatto. Sono rimasta senza e ci hanno bloccato le uscite, ho un negozio in un altro comune, ciao. Okay, va bene, dai, è una metafora però rende, ok? Vai. Esatto. Un pochettino di maschera colorata che possiamo dosare a piacimento. Il mio consiglio è sempre quello di partire da Olaplex e quindi da... il colore più chiaro, perché il numero 5 in questo caso che cosa ci fa? Ci serve per andare a riparare il capello e farci da trattamento, ma essendo comunque bianco ci diluisce il pigmento. Se noi facessimo il procedimento contrario e quindi andassimo a mettere prima la maschera colorata e poi il numero 5 di Olaplex, dovremmo metterne un po' per allungarla, okay? Ok? Una volta che mi scelo, scusate, non vedo, mi si attenua al pigmento e in questo modo posso farmi a casa tranquillamente una maschera colorata con un trattamento. Se questa cosa vi piace e volete consigliarla ai clienti, io ci terrei a sottolineare il fatto che adesso il rischio qual è? Che
che magari utilizzano una maschera da supermercato, una maschera colorata che non si sa che cosa ha usato. Eh sì, perché quella da supermercato la trova facilmente, il problema è questo. Esatto. Nel caso specificate che deve essere un prodotto, anche perché non si sa poi la reazione dei pigmenti del supermercato, quali conseguenze avranno quando la cliente tornerà in negozio e ci chiederà, ok, sistemami il colore. Lì potremmo avere delle controindicazioni. E anche dei prezzi diversi, aggiungo. Esatto. Va bene, andiamo avanti, cerchiamo. Sono rimasto un po' indietro con i messaggi, ragazzi, perdonatemi. Allora, cosa si intende per servizio piega Olaplex? Il mio agente di commercio mi ha proposto di dare questo servizio in salone. Cosa devo usare? Però, cavolo, agente di commercio, dovevi spiegargli un po' di più. La piega Olaplex in pratica è la Express, nel senso iniziamo con il numero 2, la cliente entra in salone, applichiamo il numero 2, lo lasciamo agire 10 minuti, un quarto d'ora, dopodiché va al lavaggio, numero 4 e numero 5 che possiamo trovare anche in formato maxi, eccolo qua. Ce li hai tutti, proprio, quelli io non li ho mai visti. Sì. Quindi possiamo, abbiamo il nostro numero 4 e numero 5 da formato vasca, quindi facciamo shampoo, conditioner, poi andiamo al nostro, alla nostra postazione, finiamo con il numero 6 o il numero 7 o insieme. Quindi abbiamo completato la nostra routine, abbiamo fatto il numero 2 iniziale, 4 e 5 come detersione, lavaggio e conditioner, il numero 6 o il numero 7 finale. Attenzione, il numero 6 e il numero 7 possono anche coesistere, si possono anche miscelare per creare una texture differente. Ok, allora il numero 6, allora Silvia Vannotti, il numero 6, anche se ne uso pochissimo, appesantisce tanto i capelli. C'è qualche trucco nella distribuzione? Magari lei dice che sbaglia qualcosa. Penso che questa da utente credo che sia. Vai, Cri. Uguale. Beh, allora, strano, perché ti dico a me non mi succede. Quello che mi viene da pensare, anche se ne usi pochissimo, magari prova a distribuirlo bene bene sulle mani e poi applicarlo da capello veramente veramente tanto bagnato e quindi non troppo tamponato, piuttosto con lo spruzzino ribagnalo, applichi la tua quantità sulle mani e vai a distribuirlo. Forse in questo modo l'acqua presente sul capello ti permette una maggiore distribuzione del prodotto. Prova da capello proprio zuppo. Ok, intanto quantomeno prova il numero 7, perché io differenzio tra capello a capello. Ovviamente, come dici tu, non tutti i capelli preferiscono il 6 perché è bello ricco. Su un capello che magari un po' più sottile, un po' più fine, vado con il numero 7, che paradossalmente, essendo un olio, mi appesantisce meno. Ok, Rossella Quarta, sarebbe bellissimo fare un corso con voi, come li lasciano liberi, ragazzi, riprenderanno i corsi di Adi Education. Ma in realtà stiamo organizzando un nuovo progetto che si chiamerà Olaplex Café. Lo stiamo ancora studiando, però saranno delle classi a numero chiuso e uno si potrà prenotare su Instagram e tratteremo insieme alcune cose, insomma, mirate di Olaplex. Ecco. Vedremo insieme dei lavori, sempre online per ora. Ok, lo sai che adesso con questa cosa saremo sommersi di messaggi dove, quando, come, perché... Vabbè, ok. Ti stavi annoiando, sì, no? Sono indietro con i messaggi, dovete andare più veloci, ragazzi, perché sono sempre indietro. Allora, grazie mille, fantastici. Francesco Guerra, ma l'olio quando lo posso usare e come? L'olio quando lo puoi usare? Lo puoi usare, allora, l'olio, Olaplex ha pensato a tutto, come dicevo prima. Olaplex ha pensato al leave-in finale, sia per quanto riguarda un prodotto in crema, ma anche come prodotto gloss, appunto, il numero 7, che è un prodotto più in olio, quindi più gloss. Io lo uso, come dicevo prima, lo uso tantissimo per un capello un po' più sottile, perché a differenza degli altri oli è molto meno pesante, è leggerissimo. Anche il dosatore ti facilita l'applicazione, perché ti faccio vedere in diretta, dai. Lo apriamo. No, così. Pensa a tutti quelli che ti invidieranno, lui ce l'ha, lo apre in diretta, io non lo posso usare. Eccolo qua. Eccolo il numero 7.
Si vede? No, più a destra, credo. Vai. Sì, ok, ruota un po' la confezione. Ok, sì. Tanto comunque lo metto anche in sovraimpressione così, ragazzi, lo vedete meglio. Aspetta, te lo faccio così. Ta, guarda, così lo vedono. Ecco qua, perfetto. Il dosatore? Si vede? Il dosatore, sì, è un po' sfocato, va bene. Comunque c'è proprio un dosatore... Quindi ti permette anche una... Vedi, non cade la goccia. Ok. Non cade. Se faccio così, mi sono cadute due gocce. Quindi è semplicissimo da utilizzare. Il dosatore facilita anche la quantità di utilizzo, insomma. Quindi, ripeto, su un capello più sottile vai con il numero 7. Anche perché è l'unico olio che puoi utilizzare anche come preferri, prepiastre, come protezione delle fonti di calore. Allora, Debbie Bartone, ciao, in negozio ci hanno sempre detto che 1 e 2 vanno messo a capelli umidi, anche perché dopo l'1 bisognerebbe fare un altro shampoo. Punto di domanda, abbiamo già risposto prima. No, dopo l'1 vai direttamente, quando fai il trattamento dopo l'1 vai direttamente col 2. Il capello bagnato, come diceva prima Cristina, è solo per un aspetto di comodità, soprattutto quando si incontra un capello bello grosso, no? Se mi entra in salone una testa enorme, la inumidisco un po', altrimenti altro che 15 ml di Olaplex, cioè vuole la... Lei dice che di solito dopo l'1 mettiamo subito il 2. Sì. Ok. Se è un discorso di trattamento spa è ok, ma se l'uno arriva da un decolorante va prima applicato il numero 4, va prima fatto uno shampoo, questo non ho capito io, esatto. Ci tengo a sottolinearlo. Ok. Mario Laccarino, sintetizzando, il 3 è la fusione di 1 e 2? No. No. È un cugino? È un cugino. Pronipote. Sì. No, non è una fusione, è un prodotto completamente a sé. Allora, immaginiamo che la molecola di Olaplex è presente all'interno di ogni prodotto della linea, però è presente in quantità differenti, quindi nel numero 1 e nel numero 2, che sono prodotti pensati esclusivamente per il salone, la quantità di molecole presente all'interno è maggiore. Numero 3, 4, 5, pian piano va a scendere, ok? Okay. Il numero 3 è pensato per un mantenimento, quindi oltretutto ha anche un utilizzo diverso, quindi non è proprio una via di mezzo. Ok, dobbiamo andare un pochettino più veloci per cercare di rispondere a tutti. Manuel, mi è capitato di usare molte volte il numero 2 per diluire dei pigmenti diretti, oppure è meglio bravo. Evitare? Bravo, perfetto. No, quindi bravo. Bravissimo. Giusto. Allora, la differenza, il numero 1, quando lo utilizziamo con i diretti, il numero 1 serve a enfatizzare il colore, quindi a renderlo ancora più esplosivo, il numero 1. Il numero 2 lo si può utilizzare, anzi, vi invito a farlo, per diluire tutto ciò che è il pigmento diretto. Quindi magari se abbiamo la necessità, più o meno come ha mostrato prima Cristina con le tempere, lo stesso discorso, insomma. Io quando ho necessità di diluire un diretto, voglio fare un rosa pastello, preferisco sempre crearmelo con il numero 2 che me lo rende proprio pastello, e quindi oltre a colorare faccio anche il mio trattamento. Ok, Daniele Tavella, sulla confezione le indicazioni riportano che dopo una deco non bisogna lavare con lo shampoo, ma bisogna sciacquare benissimo. Sì, è vero, hai ragione. C'è scritto così ed è giusto. Siamo noi che durante l'Olaplex Campus ci teniamo a specificare che o uno shampoo, e noi lo consigliamo sempre, specialmente se la decolorazione è una decolorazione totale, perché togliere completamente il decolorante è un po' più difficile. Quindi, però è vero, sulla brochure c'è scritto sciacquare molto bene. Ok. È un consiglio in più che diamo. Se lo si utilizza... Vai. Allora, se lo si utilizza su una cute delicata o arrossata, dopo una decolorazione, quindi utilizzo il 2 dappertutto, anche sulla cute oppure soltanto sul capello? Cioè, quindi sta molto attenta a non andare in cute o può andare anche sul capello? Vado io, a mio avviso può andare tranquillamente anche in cute, non va, allora non è un lenitivo, quindi di sicuro non andrà a disinfiammare, ma non andrà neanche ad infiammare di più, non è...
non ha delle particolarità in questo senso. Okay. No, anzi, perché se tu hai decolorato totalmente, quindi col numero 2 vai a ripristinare, vai comunque a dare un qualcosa in più ai capelli anche dalla radice, ragazzi. Dalla radice proprio. Non sottovalutiamo mai l'importanza del capello in radice. Noi spesso ci focalizziamo sempre sulla struttura delle mezze lunghezze e delle punte, ma cerchiamo di capire l'importanza del capello in radice, perché il capello in radice è quello che poi avremo un domani sulle lunghezze. Questa è una frase che rubo da Cristina. Vai, te la lascio in concessione. Quindi bisogna prendere cura del capello dalla radice, quindi va bene. Il numero 2 in una fase di total deco va benissimo anche in cuter. Ok, il numero 3 posso lasciarlo in posa tutta la notte come una sorta di maschera, no? E poi fare lo shampoo e balsamo la mattina? Certo. Assolutamente sì. Ok, poi il 3 va fatto dopo aver già completato 1 e 2, cioè in un giorno unico, e prima inizio con 1 e il 2 nella settimana e dopo faccio il 3? Cioè, puoi usarlo da solo o devo usarlo per forza dopo 1 e 2? Puoi anche usarlo da solo, cioè se la domanda è se io non ho mai fatto il numero 1 e il numero 2, posso usare il numero 3? Sì, la risposta è sì. Non so se però era questa la domanda, perché parlava di uno stesso giorno. Andiamo avanti, purtroppo siamo... Avete un bel da fare poi a rispondere, ragazzi. Allora, per quanto riguarda la durata del trattamento nel tempo, cioè la fase di ricostruzione dei ponti di solfuro, è permanente o va scemando nel tempo? Ragazzi, allora, la moltiplicazione dei ponti di solfuro, cioè bisogna sapere che i ponti si rompono anche con una spazzolata. Quindi tutto ciò che si fa con Olaplex come trattamento di ricostruzione molecolare non fa altro che non apporta altro che benefici. Quindi io personalmente non mi pongo mai un limite di tempo dove arrestare il mio trattamento. Nel senso, io anche una volta ogni 2 mesi alla cliente, magari che non ha subito trattamenti tecnici, comunque glielo faccio, perché vi ricordo che i ponti di solfuro si rompono anche con una spazzolata, con il caldo, con un elastico. Quindi il capello è sempre soggetto ad uno stress. Ok, la quantità giusta di Olaplex 1 all'interno del decolorante? Questa è una risposta articolata, dipende okay. dalla quantità del decolorante e dal servizio che devi fare. Ah, intanto salutiamo Andrea Art Attack, grande Cristina. Va bene, allora intanto Daniela dice, scusate, mi partono i messaggi, ricapitolando, schiarisco, sciacquo benissimo, tonalizzo, risciacquo e infine passo al numero 2 per 7-15 minuti, è sbagliato? Ci andrebbe uno shampoo di mezzo, scusami, intanto rileggo. Allora, schiarisco, sciacquo benissimo o faccio uno shampoo, tonalizzo, faccio uno shampoo numero 4 e infine passo il numero 2 e faccio ancora uno shampoo. Cioè, dopo il tempo di posa, faccio poi ancora uno shampoo. Ok. Veronica Sala, colla vinilica e forbici dalle punte arrotondate. Ti amiamo. Dai. Ok. Allora, parliamo di soldi. Quanti euro in più sulla piega express? Beh, dipende. Ovviamente questo è un discorso che affronto sempre con le pinze, perché ovviamente le dinamiche sono differenti. Io sono a Salerno, un mercato completamente differente, però se aumenti di 5 euro la tua messa in piega, non aumenta né per la cliente tantissimo, non è né uno stress per la cliente, voglio dire, non è un rincaro così importante, quindi tu fai business, la cliente con 5 euro ha avuto un trattamento totalmente differente. Ok, una domanda un po' particolare, io attualmente sto usando i toner di Pulp Riot, c'è qualche altro toner che mi consigliereste soprattutto per gli Ice Blonde? Diciamo, vabbè, non è proprio Olaplex, però... Non è proprio Olaplex, però siamo anche... Che domande sono? Quindi non si può, si può usare solo quelli. Punto. Fai bravi. Vado avanti io. Fai sì tutta la vita. Okay. E vuoi renderlo un po' più steel, fai icy con un po' di silver all'interno. Silver. Ok. Faremo la puntata Pulp Riot se ci danno l'autorizzazione. Che... Bello. Ok. Olaplex si può utilizzare solo come ricostruzione senza fare la decorazione? Certamente. Sì. Allora,
Una sintesi per la ricostruzione. Dai, Cristina, 20 secondi. Una sintesi. Orca. Allora, ok. Allora, da capello asciutto, se è pulito, se è tanto, tanto, tanto pieno di prodotto, un piccolo shampoo numero 4. 15 ml di numero 1 più 90 ml di acqua tiepida calda. Lo rovescio sui capelli, lo lascio 5-10 minuti in posa. Senza sciacquare, aggiungo abbondante numero 2 e lo lascio 20-30 minuti in posa. Senza fonte di calore o se voglio aggiungerla a mio piacimento, ma non influisce sul trattamento. Dopodiché, 4 e 5. Ci sono stata Oh, dentro? ti sei stata dentro tutto. Allora, vabbè, grazie, grazie. Vado avanti. Ma è vero, aspetta, qua. Ma è vero che se esagero con l'uno nel colore o deco si altera? Beh, Il colore della deco. in ogni caso, c'è un'esagerazione di utilizzo dell'uno? No, non è che. Vai, 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 vai. Allora, non è che altera, però potrebbe incartare un po' il capello, sicuramente sì, nel senso che va usato nelle quantità consigliate, perché se si esagera con la quantità ci si trova un capello troppo saturo di prodotto, quindi troppo come incartato. Ok, cosa mi cambia in tonalizzazione se effettuo prima lo shampoo oppure no? Allora, Gennaro, in pratica l'aspetto di fare lo shampoo o meno è dato dall'attenzione nello sciacquare il decolorante. Noi consigliamo sempre di fare uno shampoo perché è veramente difficile eliminare tutti i residui di deco. Che cosa succede? Che se non siamo sicuri di aver eliminato tutti i residui di deco, abbiamo diversi problemi, sia nella tonalizzazione perché il colore mi vira, e sia nella struttura del capello, perché cosa succede? Questa è una piccola parentesi chimica. Se io ho capello decolorato dopo una deco totale, quindi sono su un livello di pH molto alto, molto alcalino, cosa faccio? Vado con lo shampoo, il capello è bello gonfio, no? Il capello è bello gonfio. Lo shampoo in quel caso diventa un altro trattamento tecnico, cioè diventa un trattamento chimico. Cosa succede? Le particelle di ossigeno che genera la schiuma vanno a intersecarsi all'interno del capello rigonfio. Quando noi andiamo a richiudere il capello, a risgonfiare il capello, quella particella che è entrata dentro si riattiva, quindi il nostro decolorante non sciacquato bene, riattiva, si riattiva e quindi continua a decolorare il capello per il giorno successivo, 2 giorni dopo. Quindi il capello, oltre a subire ovviamente uno stress maggiore, un danno maggiore, sia per quanto riguarda la struttura, ma soprattutto per il colore, ti scarica in fretta, perdi via il pigmento. Quindi, se sei sicuro di aver sciacquato bene, 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 bene il tuo decolorante, puoi anche non. Però il consiglio è quello di farlo lo shampoo, cioè anche uno shampoo davvero leggero, molto leggero, così stai più tranquillo. Ok, dai, abbiamo fatto un'ora, ragazzi. chiudiamo con le ultimissime domande. Rossella Quarta, in caso di permanente, il numero 2 lo si fa dopo le fasi di fissaggio, lasciandolo in posa? Sì, lo si fa anche insieme. Il discorso del permanente è un po' lunghetto, nel senso che ci sono diversi step anche in base al liquido che si usa. È un po' Allora, articolato. prossima puntata, dai. Volevo chiaretta per quanto riguarda le dosi su 30 grammi di deco, perché mi è capitato tra colleghi che molti agenti dicono la loro sulle dosi. Quindi, dai, 30 grammi di deco. Dipende da che utilizzo ne fai, se è in cartina o non in cartina, quindi se è fonte di calore o senza fonte di calore. Ci serve capire prima questo, perché cambiano la quantità di Olaplex, la macrodistinzione è con fonte di calore o senza fonte di calore. E senza questa informazione non possiamo darti una risposta. Ok, ma lo shampoo prima di tonalizzante è una cosa nuova, perché a me hanno sempre detto di non farlo. Le istruzioni vecchie, non so queste informazioni da quando ti siano arrivate, perché nelle vecchie brochure, ma si parla di qualche anno fa, le istruzioni erano queste, per questo abbiamo fatto un po' il discorso anche di Olaplex Campus, sono cambiate un po' di cose e quindi bisogna cambiare un po' le informazioni, per questo Ok, c'è stato.
Chiudiamo con l'ultima domanda che nessuno può dare una risposta, parlando di business con i trattamenti Olaplex e correzione, quando finalmente riapriremo i saloni. Questa è Non lo difficile, so. questa è difficile. Spero il più presto possibile. Io sono positivo, ragazzi, fate una bella waiting list per chi si prenota perché la fase di ricrescita sarà davvero imbarazzante, quindi cominciate a mettere delle Però liste. fino a qualche tempo fa era di moda, no? La ricrescita. Sì, però quest'anno non penso che quest'anno tornerà di moda. No, è passata, basta ricrescita. Basta ricrescita. Ragazzi, siete stati splendidi. Avete fatto un'ora, tutta una tirata per rispondere a 1.000 domande. Speriamo di essere stati esaurienti. Io Dai. voglio ringraziare ancora Adi che ha messo a disposizione in maniera totalmente gratuita due tecnici di questo livello e spero che È abbiano proprio in dato. questi casi che bisogna farci forza, quindi a vostra completa disposizione per quello che possiamo dare, insomma. Va bene. Esatto. Adesso il programma della giornata, avete l'agenda piena? Io devo fare la carta pesta. Ok, tu, Ivan? No, io mi sono portato a Salone, quindi penso di leggere un libro, quindi. Ok, dai, voglio chiudere con una panoramica del panorama, scusate, il gioco di parole che ha dietro Ivan, che sia di buon Ok, dai. auspicio a tutti. Aspetta che ti... Facci sognare. Sì. Vede? Adesso, aspetta, si vede Cristina, aspetta che... Eccoci qua. Sì, si vede. Fantastico. E chiudiamo con questa vista sulla nostra bellissima Italia, ragazzi. E andrà tutto bene. Aspetto l'estate. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao.